Grazie onorevole Kronbichler. Non so se la relatrice intende replicare. No, ha chiesto la parola, ha facoltà di replicare il rappresentante del governo. Prego, ministro D'Alletta. Grazie signor Presidente, intanto voglio ringraziare la Camera dei Deputati per la velocità con cui sta ratificando l'importante accordo di Parigi 2015. Io ritengo questo atto fondamentale, lo ritengo fondamentale per il nostro Paese, lo ritengo fondamentale per l'Europa, lo ritengo fondamentale per il globo intero. I tempi di ratifica di Parigi sono stati molto più veloci di quanto noi potessimo immaginare. Pensate che il protocollo di Kyoto ci ha messo 8 anni a entrare in vigore, il protocollo di Parigi ci ha messo 8 mesi, quindi vuole dire che tutti i paesi del mondo stanno credendo negli impegni presi a Parigi nel dicembre dell'anno scorso, ci crede l'Europa, noi abbiamo già ratificato come Europa il protocollo di Parigi, quindi saremo già come Europa, tutta l'Europa, rappresentati alla conferenza di Marrakesh prevista per metà novembre. Permettetemi alcune brevissime considerazioni su alcuni spunti che ho sentito interessanti. Uno, non c'è alcun ritardo da parte dell'Italia nell'approvazione del protocollo di Parigi. Dovete immaginarvi il sistema europeo all'interno del protocollo di Parigi. Il contributo nazionale che noi abbiamo portato dentro l'accordo di Parigi è quello sottoscritto dai paesi europei il 24 di ottobre 2014 sotto la presidenza italiana. INDC, cioè quel contributo, quell'accordo, impegna i paesi europei a ridurre le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 di almeno il 40%. Impone poi target molto performanti sia sul raggiungimento del livello di energia rinnovabile sia su quello dell'efficientamento energetico, il 27%. Attenzione, il target di almeno il 40% di riduzione di CO2 è suddiviso fra i vari paesi, cioè non c'è un obiettivo unico a livello europeo, ma come spesso viene fatto in questi casi, quel meno 40% viene suddiviso fra tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Come viene suddiviso? Il 43% viene sopportato attraverso il sistema ITS, cioè tutto il mondo industriale, diciamo, quella che è il mondo imprenditoriale, deve diminuire di almeno il 43% e lo farà a livello europeo tramite il sistema dell'emission trading, quindi un sistema consolidato. Tutto ciò che non è ETS, cioè che non è sistema industriale, per intenderci trasporti, riscaldamento, efficientamento energetico, vale il 30% e viene suddiviso tramite l'effort sharing, quindi tramite un procedimento fra tutti i paesi europei. Per due motivi ci è sembrato nel primo momento di discussione a livello europeo di suddivisione dell'effort sharing di non procedere immediatamente alla ratifica del protocollo di Parigi. Perché? Uno, per rispetto verso il Parlamento. A me sarebbe piaciuto arrivare qui oggi, dandovi, cioè in sede di ratifica, dicendo già guardate che il nostro target di raggiungimento al 2030 è del 30%, del 31%, quello che sarà il nostro target. In secondo luogo, per un po' di strategia contrattuale, nel senso che fino a che non abbiamo approvato abbiamo potuto mantenere una certa contrattualità anche con gli altri paesi europei. Attenzione, non perché l'Italia vuole fare meno, perché l'Italia è fra i paesi più virtuosi, che ha meno difficoltà a raggiungere quell'obiettivo. Per la nostra storia, per tutto quello che abbiamo fatto, noi abbiamo moltissima energia rinnovabile, siamo il paese che ne ha sicuramente di più in Europa, forse il paese che ne ha di più al mondo. Abbiamo un trend di diminuzione delle emissioni molto più forte degli altri paesi, quindi partiamo da una posizione avvantaggiata rispetto a tutti gli altri paesi, penso in particolare ai paesi dell'Est.
Quindi io non voglio avere un target più basso per avere un target più basso. Voglio un target più basso perché voglio che anche gli altri paesi contribuiscano il quanto più possibile al raggiungimento di quell'almeno il 40%. Perché io sono sicuro che l'Italia potrà fare volontariamente di più del proprio target e quindi aumentare l'ambizione europea andando anche oltre quel 40% che è previsto dall'accordo. Quindi le ragioni sono essenzialmente date da ragioni virtuose per cui noi nel primo periodo non abbiamo proceduto alla ratifica dell'accordo di Parigi, sapendo di avere una scadenza, quella di Marrakesh, che rispetteremo coi tempi che ci siamo dati. Un'ultima considerazione la voglio fare perché resti agli atti e vorrei che fosse ben chiaro. Nell'aspettativa, non confondiamo, ho sentito parlare di trivellazioni, non confondiamo gli obiettivi di Parigi con le trivellazioni. L'obiettivo di Parigi, cioè Parigi, il protocollo, dice una cosa molto chiara. Chiama ogni paese a sfruttare in maniera equa le proprie risorse. In maniera equa le proprie risorse. Nel momento in cui noi diciamo non trivelliamo, cioè non prendiamo le nostre risorse, perché le andiamo a comprare dai paesi più poveri, perché sono loro oggi che più trivellano, con minor sicurezza, noi stiamo facendo esattamente il contrario di quella responsabilità a cui il protocollo di Parigi ci chiama. Ci dice, attenzione, non andate a prendere le risorse dagli altri per non utilizzare le vostre, utilizzatele in maniera equa. Poi è vero che tutti noi vorremmo, e spero che questo sia il futuro non dell'Italia, dell'Europa, ma di tutto il mondo, non avere più bisogno dei combustibili fossili. Questo in cuor nostro tutti lo vogliamo e vogliamo lavorare per arrivare a quello. Ma io non mi scordo che la nostra mobilità va ancora il 95% con i combustibili fossili. Allora non possiamo far finta di essere indipendenti dai combustibili fossili quando effettivamente non lo siamo. E quando lo saremo, io sarò il primo a dire non dobbiamo più assolutamente estrarre nulla da noi e neanche dagli altri perché non ne abbiamo più bisogno. Tutti aspettiamo quel giorno. Grazie Ministro. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Comunico che con lettera pervenuta in data odierna il deputato Alessandro Pagano, già iscritto al gruppo parlamentare Area Popolare NCD-UDC, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie e Lega dei Popoli Noi con Salvini. La presidenza di tale gruppo con lettera pervenuta in pari data ha comunicato di aver accolto la richiesta. Comunico che è deceduto l'onorevole Giovanni Correnti, già membro del Senato della Repubblica nella 10ª legislatura e della Camera dei Deputati nella 11ª legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Ha chiesto di intervenire a fine seduta il deputato Romanini. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente.